Allora, facciamo prima un esercizio e poi andiamo a scrivere. Allora, prendiamo questa funzione qua, f di z uguale 1 fratto z meno 1 per z meno 2. Questo qui lo potete scrivere anche come 1 fratto z meno 2 meno 1 fratto z meno 1. Ok? Z meno 1 meno z più 2, sì, dovrebbe essere corretto. Ok? Allora, io... Dov'è che questa funzione non è olomorfa? A z uguale 1 e a z uguale 2. Ok? A 1 e a 2. Qua siamo al piano complesso. Allora, andiamo a vedere come io devo sviluppare questa funzione in zero. Se io la sviluppo in zero, allora io cosa posso fare? Allora, qua facciamo più meno, più meno, più meno. Allora, 1 fratto 1 meno z uguale somma per n che va da 0 a infinito di z alla n. Scusate, 2 meno z, sì, è uguale a 1 mezzo per 1 fratto 1 meno z mezzo. Quindi questo è 1 mezzo per somma per n che va da 0 a infinito di z mezzi alla n, z alla n fratto 2 alla n. Allora, la mia f di z si può scrivere come la somma per n che va da 0 a infinito, qua ci metto z alla n, poi devo fare il coefficiente, devo fare questo meno questo, questo il coefficiente di questo è 1, il coefficiente di questo è 1 su 2 alla n più 1, 1 meno 1 su 2 alla n. E questo è lo sviluppo di Taylor della funzione vicina a 0. Ci siamo fino a qui. Il problema qual è? Questo sviluppo di Taylor, quanto... Adesso lo controlliamo. Allora, scriviamo i primi termini. Allora, se n è uguale a 0, qua mi viene 1 mezzo, più se n è uguale a 1 mi viene 1 meno 1 quarto, quindi 3 quarti z più 7 ottavi z quadro, quindi questo è lo sviluppo di idee. Qual è il raggio di convergenza di questo sviluppo di idee? Come si fa? Il raggio di convergenza. Radice ennesima, il massimo limite L uguale al massimo limite della radice ennesima di Iacon n, del modulo di Iacon n, ma in questo caso Iacon n e il modulo coincidono.
e quindi la diciannesima di quello tende a 1, L vale 1 e quindi anche R vale 1. Quindi questo sviluppo funziona bene qua, in questo centro. Cioè nel cerchio di raggio 1, ovviamente circonferenza esclusa. Per esempio nel punto 1 questa ovviamente non converge. Nel punto meno 1 invece converge, bisogna andare a vedere punto per punto la circonferenza esclusa. Allora, intanto vediamo se abbiamo fatto bene. La mia funzione era 1 fratto 2 meno z per 1 meno z, quindi era 1 fratto 2 meno 3z più z quadro. Quindi era 1 fratto 2 che moltiplica 1 meno 3 mezzi z più z quadro meno. Ok? Allora questo qua lo chiamate t, allora questo è un mezzo, 1 fratto 1 meno t, che è t, 3 mezzi z, scusate, è 1 più t, quindi 3 mezzi z meno z quadro mezzi, poi devo fare più t quadro, quindi più 9 quarti z quadro, più metto puntini, nel senso che ci sono altri termini di, diciamo con l'esponente superiore a 2, di ordine superiore a 2. Adesso se vado a fare il prodotto, qua vedete viene un mezzo e ci troviamo 3 quarti z, poi 9 quarti meno un quarto, scusate, 9 quarti meno un mezzo che sono 2 quarti, ma 7 quarti, diviso 2 fa 7 quarti. Quindi i primi tre termini funzionano, vuol dire che sta fatto bene. È altamente improbabile che, avendo fatto un errore, si trovano tutti e tre i primi termini. Quindi questo è lo sviluppo in serie di tempi. Però il problema è che qua prendiamo adesso questo disco qua, tra 1 e 2, questo anello qua, questo in realtà si chiama colonna circolare, questa colonna circolare. Se vado a prendere la colonna circolare tra 1 e 2, beh, stavolta quello sviluppo col fischio che commetto, perché il raggio di convergenza è 1, non posso scrivere che f di 0 qua a quello. E allora che sviluppo devo fare? È molto semplice. Questo sviluppo va ancora bene, questo sviluppo va ancora bene, se però maggiore il modulo di 1, io qua cambio segno, poi dopo dovremo cambiare segno, 1 su z meno 1, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come 1 fratto z per 1 meno 1 su z, è lo stesso trucco che abbiamo usato qui, ok? Quindi questo non è altro che 1 fratto z per somma per n che va da 0 a infinito di 1 su z alla n. Cioè somma
per n che va da 1 a infinito di 1 su 3 da n. Quali è z da n più 1, chiamate n più 1, lo richiamate n. Allora, quella funzione era l'opposto di questa meno questa. Quindi devo fare la somma di queste due. Quindi io posso fare la somma per n che va da 0 più infinito di z alla n fratto 2 alla n più 1 più la somma per n che va da meno 1, da meno infinito a meno 1 di z alla n. E qua le tengo separate perché, vabbè, qua ho cambiato indice, n l'ho chiamato meno n, quindi va da meno infinito a meno 1 e z alla n passa al numeratore. Però è sempre la parte singolare, questa è la parte di Lorenzo. Qua ho fatto la somma, siccome quella era l'opposto della prima meno la seconda, quindi alla somma devo cambiare segno e questo fa 1 fratto z meno 1 e z meno 1. Quindi come vedete stavolta c'ho proprio la serie di Laurent. Ho proprio la serie di Laurent. Questa converge perché il raggio di convergenza è, siamo nella ciclona circolare, il raggio di convergenza di questa è 2, se il modulo di z è minore di 2 questa converge. Questa converge quando il modulo di z è maggiore di 1 e siamo nella ciclona circolare, questa converge perché, e quindi questo è lo sviluppo di Laurent. Ok? Vabbè, controllate poi se abbiamo fatto bene, insomma, precisamente qui. Ok? Se invece voglio ho z in modulo maggiore di 2, allora 1 fratto z meno 2 lo posso scrivere come 1 fratto z per 1 meno 2 su z, e lo posso scrivere come 1 su z per la somma. Siccome z è il modulo maggiore di 2, questo qua è il modulo minore di 1, la somma per n che va da 0 a infinito di 2 su z alla n, quindi uguale alla somma per n che va da 0 a più infinito di 2 alla n fratto 0 alla n più 1. E quindi, vabbè, poi proseguite come sopra. Ok? Questa già ho cambiato segno, quindi stavolta devo fare, devo cambiare segno solo a questa, poi la somma a questa e ottengo la funzione. E quella, quindi, questo sviluppo vale se il modulo z è compreso tra 1 e 2, se invece il modulo z è maggiore di 2, f di z verrà f di z, cioè 1 fratto z meno 1 per z meno 2, deve fare meno somma per n che va da 0 a più infinito di z, no scusate, meno n che va da meno infinito a meno 1 di z alla n, cioè questo pezzo qua, e poi devo sommarci questo pezzo qua, quindi meno la somma per n che va da meno infinito a meno 1 di z alla n, soltanto che quando faccio z alla n questa volta devo fare fratto 2 alla n meno 1 n più. Allora se questo qua, se n più 1 è uguale a meno m, m è uguale a meno n meno 1, quindi alla n più 1, poi m lo richiamate n,
dovrebbe essere così. E come vedete, in questo caso, se non ho sbagliato, sì, poi lo controllate con gamma 1. Ok. In questo caso, come vedete, lo sviluppo della nostra funzione è puramente simbolico, diciamo, non ha la parte, ma d'altro canto è giusto così, perché se il modulo di z è maggiore di 1, questo converge perché qua le potenze sono negative. Se il modulo di z è maggiore di 2, questo converge perché anche qua le potenze sono negative. Praticamente quello è un z mezzi alla m che converge. Se le potenze sono negative, se il modulo di z mezzi è maggiore di 2. Quindi questo sviluppo qua varrà fuori della corona circolare. Quindi abbiamo uno sviluppo nel cerchio di raggio 1, uno sviluppo nella corona circolare e poi abbiamo un altro sviluppo al di fuori del cerchio di raggio 1. Chiaro? Quindi, come vedete, diciamo, quello che abbiamo fatto ha perfettamente senso. Ok? Va bene. Allora, adesso andiamo a enunciare, qua cancello tutto, allora enunciamo il teorema dei residui, che sostanzialmente abbiamo già dimostrato, e poi andiamo a vedere subito un'applicazione, quindi praticamente quello che sarà il leitmotiv di domani, cioè domani andiamo a fare esercizi, e però per fare esercizi avremo bisogno di qualche lemma, di qualche cosa che magari ce la vediamo domani, però poi si capirà anche dall'esempio. Allora, la situazione è questa qui: F è olomorfa in omega meno un certo numero di punti, chiamiamo z1, zk. Poi abbiamo z1, zk appartengono alla parte interna di t, dove t è la chiusura di un aperto, è contenuto in omega, e la frontiera di T è il sostegno di una curva, di un cammino regolare a tratti. Ok, si può parametrizzare. Ok, allora io cosa dico? Dico che quando vado a fare l'integrale su dt più di f di z in dz, adesso vi faccio la figura, allora voi avete omega, poi avete t e poi qua c'avete un certo numero di punti, z1, z2, eccetera eccetera, poi l'ultimo è z3, poi ne avete altri, poi arrivate fino a zk. Ok? Allora, questo qua a che cosa è uguale? È uguale a 2πy i volte per la somma per j, per h che va da 1 a k di quello che si chiama il residuo di f nel punto zh. Cioè
Cioè, questo perché? Perché se io adesso prendo dei cerchiettini che mi contornano i miei punti e li tolgo da T, e li tolgo da T, ma non è che sì, vabbè, li tolgo da T, allora a quel punto la funzione su T meno la parte interna di quei cerchiettini è olomorfa su un aperto che contiene questo insieme. Quindi cosa succede? Quando vado a fare l'integrale sulla frontiera dell'insieme mi deve dare 0. Quindi l'integrale sulla frontiera esterna, la frontiera interna viene parametrizzata in verso opposto. Quando vado a fare la somma di tutti gli integrali deve fare 0. Quindi l'integrale sulla frontiera esterna, se parametrizzo quelli della frontiera interna in verso agli orari pure loro, deve essere uguale alla somma degli integrali su tutte le circonferenze parametrizzate in senso agli orari. E allora l'integrale su ogni circonferenza abbiamo visto che vale, tu prendi la funzione in quel cerchiettino, te la puoi sviluppare in serie di Laurent all'interno del punto, ti vai a prendere C a meno 1 di quello sviluppo di Laurent che da cerchiettino a cerchiettino cambia, quello l'abbiamo chiamato il residuo di F nel punto ZH, se stiamo parlando del cerchio, del piccolo cerchiettino vicino al punto ZH, e avevamo visto che quell'integrale faceva 2 pi greco volte per quel residuo. E quando fai la somma di cosa diventa? 2 pi greco volte lo metti in evidenza e ti rimane la somma di questi residui. Allora, perché è importante questo teorema? Perché questo qua ti dice, boh, lascia stare i cerchiettini che sono stati messi per fare il ragionamento, diciamo, in maniera, ma quando io vado a fare adesso T in qualche modo è arbitrario, tranne per il fatto che vabbè deve contenere questi punti. Quindi se tu cambi T, l'integrale cambia? No. L'integrale, questo qua, è sempre uguale a questo. Quindi non dipende da T sostanzialmente, ma dipende soltanto dalla somma dei residui sui punti che stanno contenuti nella parte, diciamo. Allora, i punti potrebbero capitare pure sulla frontiera di T, però poi dopo il teorema non è più vero, perché quando sta sulla frontiera bisogna andare a vedere, perché, diciamo, se sulla frontiera non ci sono punti dove la funzione non è omorfa, allora cosa si fa? Si va a vedere i punti che, di non omorfia, dove la funzione che stanno dentro all'insieme, la parte interna dell'insieme dove la stiamo considerando la funzione, l'integrale sulla frontiera di T è uguale a 2 pi greco volte per la somma dei residui della funzione là dentro, su quei punti là. Ok? Quindi, che succede? Se adesso io modifico T e faccio così, che succede? Semplicemente ci devo togliere il residuo su Z3 perché non ci passa più attorno a Z3. Se invece ce lo rimetto, ce lo devo rimettere. Ok? In realtà questo discorso vale anche per i cammini, però per i cammini la cosa si complica ancora un po', che se io prendo un cammino, diciamo che ci sta un solo punto di non omorfia, chiamiamo Z0, se io vado a fare l'integrale su questo cammino della funzione F, la funzione F è omorfa su tutto il piano meno Z0, non è uguale a 2 pi greco volte il residuo in Z0, ma 4 pi greco volte residuo. Perché? Perché ci gira due volte. Allora voi questo cammino qua lo potete, se invece di qua andate qua, cioè se scambiate il percorso qua, ottenete due cammini che girano ambedue attorno a Z0. E perché sulla frontiera di T non c'è questo problema che si chiama, quello là si chiama indice di avvolgimento, in questo caso l'indice di avvolgimento è pari a 2, cioè ci sono, ho fatto il giro due volte,
Ovviamente l'indice di avvolgimento conta pure al contrario, cioè nel senso che faccio il giro in senso al mio orario o faccio il giro una volta in verso opposto, quindi l'integrale cambia sempre. Perché sulla frontiera di T non c'è il problema di avvolgimento? Perché quando noi parliamo di una curva regolare si presuppone che sia anche semplice e orientata positivamente. Quindi semplice orientata positivamente significa percorso una volta sola. Quindi qua è chiaro che il problema dell'indice di avvolgimento non c'è. Se voglio enunciare il problema per quanto riguarda un cammino in generale, devo andare prima a dimostrare che esiste un indice di avvolgimento, però questo non lo dimostriamo, la nostra matematica, cioè nel senso che quando prendo un cammino, se non basta per quel punto, ci giro un numero intero di volte attorno a quel punto. Questo è molto intuitivo, però andrebbe dimostrato, si può dimostrare. Però una volta che tu sai che c'è l'indice di avvolgimento, ti calcoli quante volte hai girato intorno al punto, prendi il residuo, moltiplichi il 2π con i, moltiplichi il numero dell'indice di avvolgimento e quello è l'integrale. Ok? E non dipende dal cammino. Se io prendo quello, diciamo questo cammino qua, o se prendo questo cammino qua, viene esattamente lo stesso integrale. Perché alla fine due volte ci ho girato. Dice, ma qua hai fatto cose che ci sei passato più volte, la curva non è semplice. No, in realtà conta solo quante volte ho girato attorno. Se andate a sbrogliare tutta la matassa, piano piano viene a vedere. Conta solo se la funzione è omomorfa, tranne che in 0 a 0, conta solo nel cammino quante volte ha girato attorno a 0 a 0. E lì. Ok? Va bene. Allora, andiamo a fare un esempio. Abbiamo 5 minuti. 5-5. Allora, andiamo a fare facciamo un esempio semplice. Facciamo l'integrale. Io voglio calcolare questo integrale qua. Questo lo sappiamo quanto fa. Quanto fa? Chi è la primiglia di questo? Arco tangente. Quindi pi greco. Pi greco mezzo, meno pi greco mezzo fa pi greco. Oh, però io cosa voglio fare? Voglio fare un cammino fatto così. Allora io vado da meno m, da meno r a r, faccio la semicirconferenza e voglio percorrere il cammino fatto così. Allora io cosa so? So che l'integrale, allora questo qua lo chiamo dr, questa semicirconferenza, questo semicerchio qua, integrale su d di r positivo di f di z in dz, da un lato è uguale alla somma dei residui, allora chi è 1 fratto 1 più z quadro, è una funzione che quando la considero sull'asse x vale 1 fratto 1 più x quadro. Allora questa qua la posso scrivere come 1 fratto z meno i più 1 fratto z più i. Allora quando vado a fare la somma poi viene z più i, mettiamo meno z più i un'altra volta, quindi devo dividere per 2 i. Ok? Ora questa funzione qua è la somma di due funzioni. Una, se ci fate caso, una, questa qua si annulla a meno i, il denominatore, e l'altra si annulla a i. Allora dico che quella che si annulla a meno i, fuori di meno i, questa qua è una funzione olomorfa.
Quindi su tutto questo semicerchio qua, questo pezzo qua della funzione è omofobo. Questo qua invece no, perché i non è olomorfo. Quindi la funzione questa qua, quando la integro su questo pezzo qua, quando la integro sulla frontiera di R, mi darà 0, perché è una funzione olomorfa. Quest'altra qua invece no. Ah, dice, ma allora per integrarla devo conoscere il suo sviluppo di là. Ma già lo sai, 1 fratto z meno i. Vabbè, poi c'è la costante fu. Quindi quanto ti fa questo integrale? Ti fa 2π greco i per 2i. Chi è il coefficiente di z meno, chi è c meno 1? Ok? C meno 1 è esattamente 1 su 2i, perché questo è z meno 1 alla z meno i alla meno 1, quindi 2i. E quanto fa? Fa π. Oh, però attenzione che questo non è uguale ancora a questo, che 2π greco di volte c meno 1 era 1 su 2i. Perché questo è 1 su 2i, che è c meno 1, per 1 su z meno, per z meno i alla meno 1. Quello è lo sviluppo, già ci sta il sviluppo di Lola, di questa qua. E questa va, la funzione stessa. E quindi fa π greco. Però d'altro canto, questo a che cosa è uguale? Quando io vado a impostare l'integrale, qua mi viene integrale tra meno r di 1 fratto 1 più x quadro in dx più l'integrale su questa diciamo sulla semicirconferenza di raggio R positiva, diciamo orientata in verso positivo, di 1 fratto 1 più z quadro in dz. E questo ci vuole, perché questo qua non è uguale a π greco, questo qua è uguale a 2 volte l'arco tangente di R. Se no, se non c'è questo, come fa la somma a fa π greco? Però quando R tende a infinito, questo a quanto tende? A π greco. Allora noi, da analisi 1, sappiamo che questo quando R tende a infinito deve tendere a 0. Però viceversa, se noi sappiamo che questo tende a 0, allora siamo in grado di calcolare che l'integrale fa π greco senza passare per l'analisi 1. È chiaro questo discorso? Allora, perché questo tende a 0? Perché vi ricordate, il modulo di 1 fratto 1 più z quadro, questo è minore o uguale di 1 fratto r quadro meno 1. Meno 1 perché qua non lo sappiamo, questo è il numero complesso. Quindi il modulo di questo è maggiore o uguale della differenza dei moduli. Il modulo di z quadro fa r quadro meno 1. Però quanto è lunga la circonferenza? La circonferenza è lunga 2π greco r. E che cosa diceva il lemma di Darboux? Che quando andiamo a fare quell'integrale, quella è minore della lunghezza della circonferenza per il massimo del modulo della funzione dell'integrale. Quindi 2π greco r su r quadro meno 1 per r che tende a più infinito tende a 0. Allora quando questo tende a infinito, questo integrale sulla semplice circonferenza tende a 0 e là mi rimane quest'altro integrale, deve per forza tendere a π greco. Questo è banale, no? Però adesso che facciamo domani? Per esempio possiamo, per esempio possiamo andare a integrare 1 fratto x alla quarta più 1. Partiamo da quella, che è un caso semplice. Quando vado a fare l'integrale di 1 fratto x alla quarta più 1, che succede? Se ci fate caso, qua il ragionamento è molto simile, si complica leggermente, poi vediamo domani come, ma è molto più semplice. Se vi ricordate quando abbiamo fatto quell'integrale, quello che l'integrale faccio sempre su analisi 1, ci voleva 20 minuti, mezz'ora. Non era così semplice come immediato come questo. Quindi qua uno potrebbe dire, tu mi hai fatto questo integrale che già sapevo fare. E beh, quando ti vado a fare quell'altro, diciamo...